Una corsa per salvare la vita. La Race for the Cure torna il 13 aprile, preceduta dal Villaggio della Salute al Circo Massimo. Uno spazio che regala alle donne la possibilità di informarsi sulle novità scientifiche in tema di tumore al seno, ma anche di entrare in contatto con nutrizionisti e professionisti del benessere a 360 gradi. Quest'anno la corsa è presentata da uno spot diretto dalla regista Francesca Archibugi ed interpretato da molti attori italiani. Signora Tranò, volevo invitarla alla Race for the Cure, una corsa. Forza io, con questa salute. Questo spot vuole promuovere la Race for the Cure, questa grande manifestazione che facciamo quest'anno a Roma per la 19ª volta, con una grandissima festa che vuole celebrare le donne che hanno superato questa malattia, ma anche incoraggiare tutte le donne a prendersi cura della propria salute, a fare gli esami di prevenzione e quindi a dedicarsi un'ora all'anno per andare a fare la mammografia, l'ecografia, quello che serve per essere sicuri che non ci sia nessun problema a livello del seno. Sostengo volentieri questo lavoro che tende a rendere consapevoli le donne che bisogna prendersi cura di se stesse oltre che degli altri e che la prevenzione fa la differenza, cioè fa la differenza fra la vita e la morte. E quindi se noi stiamo attenti al nostro corpo, ascoltiamo i segnali, facciamo le mammografie, facciamo tutto quello che c'è da fare, insomma, per prevenire il male o per prenderlo al momento giusto, noi non avremo più questo incubo del cancro al seno e tanti altri, quindi veramente la prevenzione fa la differenza. Salve, volevo invitarla alla Race for the Cure. Io dono sempre e parecchio. L'appuntamento è quindi il 13 aprile a Roma per correre al fianco della prevenzione, unica vera arma contro un male che, se preso in tempo, non deve più far paura.